erano costrette a prostituirsi sulla statale 16 e vivevano segregate in un casolare nelle campagne di Marina di Lesina. E quanto scoperto dai carabinieri che hanno arrestato sei persone accusate a vario titolo di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, oltre a profili inerenti al reato di riduzione in schiavitù. Si tratta di un foggiano di 73 anni, un uomo bulgaro e quattro ragazze sempre bulgare. La storia è venuta a galla dopo il racconto drammatico di una prostituta, ventenne anch'essa bulgara, che ad un cliente ha raccontato la sua triste avventura. La ragazza ha raccontato di essere stata contattata nel proprio paese da un connazionale che le aveva proposto di andare in Italia con la promessa di un lavoro onesto e ben retribuito come collaboratrice domestica. Una volta giunta a San Severo ad attenderla, vi era un altro suo connazionale che, dopo averle sottratto i documenti e il cellulare, l'ha minacciata e picchiata, costringendola a prostituirsi insieme ad una decina di altre ragazze che, nelle sue stesse condizioni, vivevano anch'esse recluse in un casolare lager. Da quel momento per lei è iniziato un vero e proprio incubo. Ogni giorno, dalle 8 alle 10 di sera, la ragazza, come altre sue connazionali, era costretta a prostituirsi sulla statale 16 tra San Severo e Chieuti e poi veniva accompagnata nel casolare, costretta a vivere e dormire in condizioni disumane. La maggior parte dei guadagni andava all'uomo e in parte anche altre tre ragazze bulgare che erano per le vittime come delle tutor. Le tre, infatti, avevano anche il compito di accompagnarle e controllare l'attività sulla strada, rifornendole dei preservativi e tenendo la contabilità di quanto guadagnato da ciascuno. Le tre, infatti, avevano anche il compito di accompagnarle e controllare l'attività sulla strada, rifornendole dei preservativi e tenendo la contabilità di quanto guadagnato da ciascuna. Chi non era riuscito a guadagnare almeno 100 euro veniva picchiata con una mazza. Quando i carabinieri sono intervenuti nel casolare di Marina di Lesina, completamente recintato e chiuso con un cancello e con un lucchetto, hanno trovato una decina di ragazze bulgare tra i 20 e i 25 anni che erano segregate all'interno in piccole stanze molto simili a vere e proprie celle. In un'altra stanza i militari hanno trovato i documenti delle ragazze e quelli di altre giovani che non sono state ancora rintracciate. Le vittime sono state raccompagnate in strutture protette. Segretario regionale della Lega, come state vivendo dalla Puglia le trattative per il governo nazionale? Attendiamo, vediamo quella che è la discussione principalmente sul programma di governo. Ci sono punti che conciliano, alcuni punti su cui ancora siamo distanti. Speriamo che si trovi una soluzione al più presto. In provincia di Foggia sta emergendo tutto l'appeal del partito, sono iniziate le varie ufficializzazioni, ha fatto molto clamore quella del sindaco di Apriscena, Antonio Potenza. Ci saranno nuovi arrivi nella sponda leghista? In provincia di Foggia è stata la provincia che in Puglia ha meglio recepito il messaggio nazionale di Salvini, la nuova Lega di Salvini, già in occasione delle elezioni politiche e già in occasione delle regionali del 2015. Quindi abbiamo una forte vicinanza e investiamo tantissimo in quello che è un territorio che forse, siccome è stato così male amministrato, ha voglia di rinnovamento nella classe dirigente e nel messaggio politico. C'è grande interesse, profili come quello di Antonio Potenza, un sindaco capace, un sindaco che ha dato finalmente un'amministrazione, un buon governo, una città storicamente rossa amministrata dal PC, PD, SDS, è quello il profilo che noi cerchiamo. Si parla anche di nuovi acquisti eccellenti, tipo lo storico con il braccio destro di Fitto, Lucio Tarquinio. No, non ho notizie, non ho notizie E del suo collega consigliere regionale Giandiego Gatta? anche di questo, leggo sui giornali, ma non ho notizie. Paolo Agostinacchio, Giandiego Gatta, Lucio Tarquinio, Raimondo Ursitti sono solo alcuni nomi che circolano negli ambienti politici come gli uomini più vicini a Matteo Salvini in questo momento. Il passaggio alla Lega del sindaco di Apricena, Antonio Potenza, apre spiragli per ulteriori migrazioni da Forza Italia e dalla galassia del centrodestra. Sono soltanto voci e in questo momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma mentre Matteo Salvini e Luigi Di Maio dialogano per un nuovo governo a Roma, non è detto che nel 2019 quell'accordo non possa essere declinato su scala locale con il placet delle segreterie locali e dei meetup foggiani. Ma prima dei nuovi innesti, chiarisce il segretario cittadino leghista Silvano Contini, c'è da salvaguardare chi ha intrapreso in solitaria l'avventura salviniana in capitanata. L'importante è che siano persone che vogliono far crescere il nostro partito e siano disponibili per il territorio. Ci sono dei paletti, delle misure che devono essere rispettate. Allora, anzitutto il rispetto per il territorio, perché c'è gente che si è sacrificato ormai da 3 anni e mezzo a questa parte.
e la convinzione che fare di tutto per creare i presupposti per una città che viva nel decoro e nella sicurezza è alla base di tutto. Si sta parlando di Tarquinio, di Ursitti, di Gatta, di Agostinacchio, quanto c'è di vero? Sono amici con i quali dialoghiamo molto spesso, ma non per questo stiamo trattando i loro ingressi. Siete pronti a dialogare anche con il 5 Stelle alle prossime amministrative? Noi siamo pronti a dialogare con tutti, l'importante è che si facciano gli interessi del popolo. Promessa mantenuta. È diventato realtà dunque il reparto prevenzioni crimini, il nuovo dipartimento della polizia che si è insediato. Ieri alla presenza del ministro dell'interno Marco Minniti e il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli. Una promessa dello Stato al sindaco del centro foggiano Francesco Miglio che da tempo ne chiedeva all'istituzione. Ricordiamo che proprio a San Severo nel marzo del 2017 un uomo sparò alcuni colpi di pistola contro alcuni mezzi della polizia. Un evento anteriore al massacro della scorsa estate di San Marco in Lamise che evidenziava già come il territorio forse in uno stato di emergenza sotto l'aspetto della criminalità. Con quello di San Severo in Puglia sono i 3 i reparti di prevenzione ai crimini, mentre 21 quelli dislocati su tutto il territorio nazionale. Loro compito è quello di intensificare i servizi di controllo del territorio e il supporto in operazioni di polizia giudiziaria, nonché concorrere nella realizzazione dei piani straordinari anticrimine e operazioni ad alto impatto. Dopo i fatti di San Marco in Lamis il 9 agosto, il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitisi presso la Prefettura di Foggia, alla presenza sempre del ministro Minniti, deliberò il potenziamento dei presidi di polizia e il rafforzamento del dispositivo di controllo nel territorio di Capitanata. Da quella data ad oggi, nella provincia di Foggia, 25 equipaggi dei reparti prevenzione ai crimini hanno identificato 85.956 persone, di cui 22.317 pregiudicati, hanno arrestato 113 e denunciato in stato di libertà altre 191 persone. Sono stati controllati 328.301 veicoli e sono state levate 4.013 contravvenzioni, sequestrati anche 47 kg di sostanza stupefacente e 68 armi da fuoco. Un uomo che fugge in auto, un elicottero e una gazzella dei carabinieri che lo inseguono. Braccato dal cielo e dalla terra, abbandona l'auto e si rifugia in un'abitazione. Infine viene bloccato e assicurato alla giustizia. Non è la trama di un film americano, ma quanto accaduto realmente ieri sera tra Cerignola e Stornara, dove i carabinieri, dopo un lungo inseguimento, hanno arrestato un 30enne di Ortanova, accusato di ricettazione e riciclaggio di autovetture rubate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio. Tutto ha avuto inizio quando da un elicottero del 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese, con a bordo anche alcuni carabinieri di Cerignola, hanno avvistato tra la fitta vegetazione delle campagne tra Cerignola e Stornara alcune autovetture risultate poi rubate. Avvicinatisi e posizionatisi proprio sopra le auto, i militari hanno visto fuggire un paio di persone, una delle quali a bordo di una Ford Galaxy. Così, guidata dal personale in volo, che intanto stava tallonando il fuggitivo dall'alto, una gazzella lo ha agganciato intimandogli l'alt. L'uomo invece, anziché arrestare la folle corsa, raggiunto il centro di Stornara, ha tentato di far perdere le proprie tracce tra i veicoli, abbandonando poi all'improvviso l'auto, scappando in un'abitazione. Ma i militari, che sempre dall'alto avevano osservato ogni suo movimento, hanno subito potuto indicare al personale a terra il luogo dove l'uomo si era nascosto, che così è stato raggiunto e subito arrestato. Investimento da 12 milioni di euro per la strada statale 16 nel tratto che collega Foggia a Cerignola. Buche, asfalto disconnesso, manto stradale sbriciolato potrebbero ora diventare solo un vago ricordo, visto che, come informa ANAS, dal prossimo giugno sarà aperto il cantiere per il ripristino delle strade. Nell'ambito del contratto di programma 2016-2020, infatti, ANAS ha pianificato una serie di attività, la prima delle quali un intervento di risanamento profondo della pavimentazione per 5 milioni di euro, prenderà il via entro la prossima estate. Inoltre, sempre per la tratta compresa tra Foggia e Cerignola, ANAS ha in fase di attivazione 3 ulteriori interventi per un importo complessivo di 6 milioni di euro, che, nel dettaglio, consisteranno in lavori di rifacimento e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale, lavori di sostituzione e adeguamento delle barriere stradali e completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione in alcuni tratti specifici. Gli interventi manutentivi sono stati concepiti e pianificati in relazione all'usura subita nel tempo dal patrimonio stradale per effetto del notevole volume di traffico, soprattutto pesante, che interessa la strada statale. L'Adriatica tra San Severo e Bari, in particolare, viene infatti impegnata dalla circolazione di lunga percorrenza in alternativa all'autostrada A16 ed è quindi una delle arterie più battute d'Italia.
inaugurato in fiera il Salone del Lavoro e della Creatività, organizzato con il sostegno della Regione Puglia e dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, che fino al 17 maggio permetterà di mettere in contatto i giovani del territorio in cerca di un impiego con oltre 60 aziende. Sì, è un'opportunità straordinaria, importante. Infatti insieme all'Università di Foggia noi stiamo cercando proprio questo, quello di alzare le competenze dei nostri giovani e quindi cercare di inserirli, diciamo, nel mondo del lavoro con competenze importanti, e questo è sicuramente un dato che bisogna ormai tenere in considerazione, cioè non è più sufficiente la laurea o avere questo diploma, ma occorre insieme alla laurea grandi competenze, avere grandi competenze, e quindi già da subito cercare anche durante il corso di laurea inserirsi e dialogare, ragionare con il mondo imprenditoriale, perché poi concluso il corso di laurea bisogna avere i contatti, bisogna avere quella dimestichezza anche che serve appunto per ragionare con le imprese, quindi noi cerchiamo di inserirli anche e soprattutto durante il corso di laurea. La regione sta facendo tanto per i giovani di Capitanata e i dati sull'occupazione continuano a essere impietosi, questa è un'opportunità? Sì, noi abbiamo messo al centro come problema principale che riguarda non solo la Puglia ma il Mezzogiorno d'Italia quello della disoccupazione giovanile. Siamo consapevoli che ce la dobbiamo mettere tutta e dobbiamo dare ai nostri giovani le opportunità, tutte le opportunità che questo territorio ha. Per questo la Regione Puglia ha sposato questa bella iniziativa di Università e Regione scegliendo Foggia come sede regionale del Salone del Lavoro e della Creatività, che ha la funzione di far incontrare giovani laureati delle università pugliesi con grandi, piccole e medie aziende che ci sono in Puglia e in provincia di Foggia. Noi oggi stiamo facendo un percorso in più che mi pare molto importante, che è quello di mettere in contatto offerta e domanda di lavoro. Noi crediamo molto nelle capacità professionali delle nostre laureate e dei nostri laureati, per questo motivo abbiamo favorito questi 3 giorni che spero, mi auguro, vadano molto bene. Questa manifestazione sarebbe importante in qualsiasi contesto territoriale, anche Milano. Ma noi siamo a Foggia, quindi questa manifestazione realizzata in questo ambito territoriale, a mio avviso, è ancora più importante. E questo vuole essere un anno zero, poi vedremo gli anni prossimi che cosa concretamente succederà. Un importante convegno che ufficializzerà la nascita del Centro Studi Dieta Mediterranea a Foggia, organizzato dall'UNESCO con tanti partner importanti. Sì, domani finalmente, dopo alcuni anni di intenso lavoro, di presentazioni di vari convegni, presentazioni di libri, l'ultimo su Ansel Keys, finalmente presentiamo ufficialmente il Centro Studi Internazionale Dieta Mediterranea. Nata grazie all'intuizione, insomma, devo ringraziare il dottor Panunzio, la dottoressa Antonicello e poi tutti i partner firmatari del protocollo, che sono l'Università di Foggia, i dipartimenti di Medicina ed Agraria, l'ASL di Foggia, l'associazione Ansel Keys di Pioppi con il dottor Notaro e poi anche la Camera di Commercio. Questi sono i firmatari fondatori del protocollo d'intesa per la creazione del Centro Studi Dieta Mediterranea. Mano a mano in questi mesi, da dicembre, quando abbiamo effettuato la prima firma, le prime firme, si sono aggregati altri partner e altri ne attendiamo, sia enti pubblici che privati, tutti quanti ovviamente con lo stesso scopo. Quindi questo centro studi promuoverà delle attività, degli studi e delle ricerche appunto per valorizzare questo importante stile di vita riconosciuto patrimonio immateriale dell'umanità. Sì, nel 2010 è stato riconosciuto patrimonio immateriale dell'umanità. Allora, vari studi hanno dimostrato che un buon stile di vita, una sana alimentazione, diciamo anche l'alimentazione dei nostri nonni, quella proprio sana, genuina, previene alcune particolari patologie, da quelle cardiovascolari a quelle un po'
più gravi, insomma, che portano al cancro, ed è proprio su questo che ci saranno gli studi. Ovviamente l'università farà dei suoi progetti e degli studi scientifici, sia per agraria che per medicina. Per quanto riguarda la ASL e il MIUR, in accordo ci saranno dei corsi di formazione nelle scuole, per, non solo per bambini di tutte le età, di tutte le classi, ma anche e soprattutto per i genitori, per le mamme che devono cucinare. Fiori per combattere il degrado. Dopo i recenti atti vandalici che hanno mandato in frantumi gli arredi di Piazza Siniscalco Ceci alle spalle del comune di Foggia, l'associazione Apulia Felix ha deciso di donare la sistemazione delle fioriere che giacevano vuote e preda dell'incuria. Un piccolo segnale di partecipazione attiva alla cura della città, che necessita dell'attenzione dei cittadini oltre che alla cura da parte delle istituzioni. Poco incoraggiante però la reazione dei residenti. Non arriveranno alla settimana prossima, questo è il parere di quanti questa mattina hanno assistito alla piantumazione delle fioriere. La zona infatti sembra sia lasciata alla mercé di piccoli vandali che infastidiscono i residenti con urla, schiamazzi, notturni, atti di bullismo, ma un segnale dal basso si era reso necessario. È un minuscolo segnale, un segnale che potrebbe anche apparire superfluo, ma è un segnale che noi vogliamo dare non tanto e non solo alle istituzioni, evidentemente, ma innanzitutto ai cittadini. Io mi auguro che questa piazza venga adottata innanzitutto da chi vive qui e che possa curarla, controllarla, evitare altri atti di vandalismo. Chiedeva prima proprio personalmente ai residenti di far qualcosa, che i residenti che non sono molto ottimisti sulla durata di queste fioriere. Se non ci credono loro è evidente che sarà impossibile. Io credo che se le signore anziane, mi auguro gli ultras qui del Foggia, che hanno una sede proprio qui accanto, se diventano loro i custodi di questo luogo, sono sicuro che anche i ragazzini che la sera usano questa piazza in maniera inappropriata, la miglior tutela è quella sociale fatta direttamente dai cittadini, se i cittadini sentono proprio la città.